Il Consiglio regionale deve promuovere norme che sostengono queste, queste esperienze. Beh, oggi sono esperienze grandi, consolidate, basta vedere tutta l'attività che c'è intorno ai nostri parchi fluviali. Insomma, sono strutture che producono PIL, assistenza e conoscenza dell'Abruzzo. Noi, come sulla transumanza, restiamo a disposizione per sostenere buone idee che ci arrivano dal territorio. Questa è la tappa di Pescara, ieri c'è stata la tappa all'Aquila, tanti operatori, tanti interessati a quello che ormai è un segmento di turismo in cui l'Abruzzo, probabilmente a differenza di altri, in cui si sta crescendo, ma su questo possiamo recitare un ruolo leader. Perché il Consiglio regionale ha voluto patrocinare questo evento? Beh, noi sui sentieri della transumanza, sulla riscoperta delle vie verdi, del camminare lenti, di tutto il patrimonio culturale, non gastronomico, del sacro, delle nostre tradizioni che intorno ai millenni della transumanza si sono realizzati, come è noto abbiamo costruito già 2 anni di eventi, abbiamo costruito una delibera di indirizzo per infrastrutturare i cammini e crediamo di poter a buon diritto sostenere, appoggiare e arricchire l'offerta del turismo esperienziale.